Giulio Bisegni, 28 anni, rugbista. Tommaso Castello, 28 anni, rugbista e studente. Ci provo. Nelle Zebre gioco centro e ho segnato meno di mete di quelle che avrei potuto segnare. Allora, centro ala e ho segnato, non mi ricordo, ma più metri di Tommaso probabilmente. Allora, diploma scientifico. Diploma scientifico e laurea in scienze motorie. Sono iscritto al corso di ingegneria meccanica e sono al secondo anno. Ingegneria gestionale, secondo anno. Sono iscritto part-time, causa evidenti complicazioni rugbistiche. Sono iscritto con la modalità part-time a causa del mio impegno sportivo. La modalità part-time ti consente di impiegare il doppio del tempo per superare tutti gli esami e quindi, tra virgolette, alleggerisce un po' il carico di studio di ogni semestre, quindi io sono al secondo anno, in realtà sono al quarto di frequentazione dell'università. Sì, con annessa riduzione del pagamento delle tasse, quindi paghi di meno e hai un po' più di tempo. Ingegneria gestionale perché ricopre una figura a metà tra uno sbocco professionale di tipo economico e di tipo prettamente tecnico, quindi una figura, diciamo, un po' più eclettica. Ma perché sono sempre stato appassionato della meccanica e tramite mio padre, ho frequentato tante fonderie, visto come avviene la produzione dell'acciaio e mi ha sempre interessato. Ho scelto l'Università di Parma principalmente perché mi trovo a Parma per motivi sportivi e poi perché ne ho sentito parlare molto bene. A Parma nel campus ho trovato grande disponibilità da parte del corpo docenti e grande facilità comunque ad accedere alle segreterie, a tutte insomma le facilities che potevano impedire un po' il mio percorso da studente. Il mio percorso in questo momento procede bene, io ho avuto un piccolo incremento che spero mi aiuti a concludere velocemente almeno la laurea triennale. Grazie alla disponibilità dei professori, alle lezioni online ho potuto seguire, cosa che invece difficilmente riesco a fare durante il normale svolgimento delle lezioni e dei nostri allenamenti al campo. Beh, cerco intanto, come prima cosa, di contattare i docenti e devo dire che ho sempre trovato grande disponibilità da parte di tutti i docenti e poi cerco di avere a disposizione tutto il materiale su cui studiare. Principalmente io cerco prima di avere una conoscenza generale dell'anno che devo affrontare e quindi a livello strategico capire se i miei impegni a livello rugbistico occupano o meno degli spazi importanti per dare esami quindi magari più o meno difficili. Fatto questo cerco appunto anch'io di reperire materiale il più possibile e di contattare i docenti. In realtà sì, serve semplicemente un po' di costanza in più perché logicamente allenandoci tutte le mattine, un po' di tempo è richiesto ogni pomeriggio poi quindi allo studio, però di fatto poi alla fine non penso che ne risenta minimamente la vita sociale, anzi comunque si fanno amici anche all'università. Sì, vale per me quello che ha detto Giulio, nel senso che sicuramente la nostra giornata è molto piena, la mattina iniziamo presto qui al campo, ci alleniamo e a volte sforiamo anche l'ora di pranzo, quindi poi uno deve tornare a casa, prepararsi da mangiare, sistemare e poi ha tutto il pomeriggio da dedicare allo studio. Beh, come dicevo prima, ho trovato grande disponibilità da parte di tutti. Di fatto il corpo docente è disponibile, è comunicativo, risponde quindi tempestivamente alle mail e alle richieste che comunque uno studente può fare nel momento in cui si trova in difficoltà. Allora, l'esame che mi ha interessato maggiormente è impianti industriali, che è un esame caratterizzante della mia ingegneria. Per quello che mi riguarda, si tratta di scienza delle costruzioni, un po' l'esame principe del corso di tutti i tipi di ingegneria, specialmente quello civile, edile e meccanico, e incrociamo le dita. Analisi 1 e l'ho passato alla terza, quindi insomma, poteva andare meglio. Io personalmente ho trovato un po' di difficoltà nel superare l'esame di fisica 2, poi alla fine sono riuscito a passarlo anche bene, però dopo due tentativi. Giocando alle zebre rugby, probabilmente, visto che un po' ricade l'azienda zebre nel campo delle imprese, potrei anche pensare di fare un tirocinio qui. Quindi a me piacerebbe sinceramente svolgere un tirocinio in azienda, magari appoggiandomi a una delle tante aziende del territorio. Cerco di frequentarlo il più possibile, credo che il modo giusto per affrontare l'università e lo studio universitario sia di viverlo. Il campus di Parma sia veramente un fiore all'occhiello dell'università di Parma, quindi la comodità è sicuramente la prima cosa. E poi per quello che riguarda biblioteche, aule studio, mense, c'è cioè veramente tutto quello che serve affinché uno studente possa avere la comodità di pensare solamente allo studio. Personalmente anche io cerco di frequentarlo il più possibile,
ricordando comunque sempre a tutti i ragazzi che l'esperienza universitaria è una cosa che va vissuta a 360 gradi. Viverlo insieme ai compagni, cercare di studiare insieme, cercare di fare gruppo, è tutto relativamente molto accessibile e raggiungibile. Allora, mi sento soddisfatto sì della mia scelta. Personalmente sono molto soddisfatto della mia scelta, non sapevo bene cosa mi sarei aspettato, invece ho trovato veramente una dimensione che mi piace e le materie che sto studiando altrettanto riscuotono in me grande interesse. Ma sicuramente la mia carriera universitaria proseguirà a Parma. Personalmente penso e spero di sì. Beh, sicuramente mi aspetto nell'ambito enogastronomico e ci sono comunque aziende che hanno comunque scritto la storia non solo locale ma anche nazionale, in cui una figura come l'ingegnere gestionale, proprio perché ricade sia nell'aspetto tecnico sia nell'aspetto economico. Mi piacerebbe, se sarà possibile, proseguire anche la mia vita qui a Parma, appunto, a svolgere una magistrale un po' più improntata su, appunto, l'industria del cibo. Cogliere il meglio da questo, quindi cercare di frequentare le lezioni, di fare conoscenze nuove, di impegnarsi, avere costanza nello studio, ma anche di divertirsi. Che a scuola, bene o male, i prof sono sempre gli stessi, all'università anche interfacciarsi con i professori è un po' diverso. Quello che posso consigliare ai ragazzi che entreranno quest'anno all'università è di farlo, diciamo, con convinzione, ma anche con passione e divertimento. E cercate di vivere il percorso universitario cercando di apprendere e di farlo quindi facendo amicizie, cercando di coinvolgervi in un sistema. E scrivete sicuramente uno tra i capitoli più belli della vostra vita. A Tommaso, il mio capitano, di essere un po' meno frenetico. Quindi Tommaso, mi raccomando, cerca di pensare un po' più a divertirti e a mollare un pochetto ogni tanto. Giulio è uno dei miei compagni di squadra che stimo e rispetto di più, quindi niente di continuare così, che le soddisfazioni arriveranno, bisogna semplicemente crederci e impegnarsi al 100%. Grazie, bra. Prego. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ci vediamo in università.